Ciao ragazzi, sono venuto qui a Ulda perché da qualche giorno è attivabile la quest relativa all'evento che si chiama The Rising, che poi di fatto è l'anniversario dell'uscita di Final Fantasy XIV, quindi si tratta un po' del compleanno del gioco. Venendo in questa zona di Ulda, io penso che ci sia anche in tutte le altre città, ma io adesso sono venuto direttamente qua, vedete che c'è tutta una serie di festoni, in parte sono mongolfiere appese, poi ci sono delle colonne che tengono dei vessilli azzurri, poi ci sono delle strutture cristalline come questa che io ho trovato anche per esempio nella zona residenziale. C'è questo palco dove ci sono dei simpatici Lalafell che ballano, sono giocatori, tra l'altro del clan Mafia. E quindi ho la sensazione netta che si tratti di italiani, però comunque sia è una cosa carina come lo stanno facendo, comunque sia. Bene, allora la quest è qui vicino. Qui ci sono altre strutture cristalline, bellissime. Io sarei curioso di vedere di notte poi come viene. Guardate che bello che è questo glamour di questa ragazza. È tutta una serie di equip presi in un dungeon, in quello sott'acqua. Fantastico. Comunque, sento la musica di Final Fantasy, la classica, il prelude, perché appunto, essendo il compleanno del gioco, lo festeggiano con una musica molto conosciuta agli amanti della saga. Allora, la quest è qui vicino. Tanto qua, come vedete, tutta la via è addobbata per questo evento. Allora, andiamo a vedere. Parliamo con Nonora. Non ora che vorrebbe dire non adesso, vabbè, purtroppo è una battuta che sicuramente gli avranno fatto in tanti. Comunque, allora, l'ottenimento, la conclusione di questa missione ci porta a un fantastico minion di Lise, uno di Gozetsu e una musica di Stormblood, generica. Ok, non ora sta cercando il suo amico scomparso. Accettiamo. Allora, potrebbe anche essere una festività legata alla calamità, all'uscita dal periodo di oscurità causato dalla calamità. Ok, allora devo cercare, devo andare al Nofikar Well per cercare dei segni del bardo, del menestrello che si è perduto. Ora, dov'è questo luogo? Allora, è qui. Quindi io posso andare qua a Horizon e poi rifarmi il viaggio. No, uscirò dalla città, faccio prima. Mi serve un cristallino e poi esco. Non è qua. Me lo confondo adesso con tutti questi cristalli in giro. Eccolo qua. Allora, devo uscire a Western Talanan. Ok. Eccoci arrivati, devo andare, vediamo un po', prendo una cavalcatura, io ho sempre il mio bravo Kirin che mi porta in giro qua, in questa zona io sto ancora andando a velocità standard perché non ho ancora comprato l'oggetto per andare a velocità più alta, ci penserò poi più avanti. Ci sarebbero migliaia di cose da fare in questa espansione, ma le sto prendendo molto 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 alla larga, alla tranquilla, cioè non sto forzando i tempi. Allora io devo andare là sotto. Vedete, c'è pieno di ragni meccanici distrutti. Allora, se io mi butto giù di qua non mi faccio ovviamente nulla perché sono di alto livello. Cioè vado comunque a un punto vita, però non posso morire. Allora, vediamo cosa sta succedendo qui. Intanto ci sono questi ragni metallici che qui è una citazione perché sono identici ai Mimic di Final Fantasy XII, che io sto giocando contemporaneamente e mi sto accorgendo che è lo stesso modello. Chiaramente qui la grafica è superiore, però è lo stesso modello. Bene, tocchiamo questo Teleportation World. Ok.
Ora devo attivarlo. Allora, notiamo che io sono Warrior, che non è un job che io so usare. Per cui l'avevo messo questo job soltanto per non farvi vedere, visto che questo video lo vedrete in maniera un po' anacronistica, quindi lo vedrete nel periodo giusto, ma in realtà la serie che sto componendo su Final Fantasy XIV sono ancora molto indietro in realtà, quindi sono ancora molto indietro con i video pubblicati, quindi non voglio spoilerarvi nulla su come diventerà il mio White Mage, quindi non ve lo faccio vedere, vi faccio vedere soltanto gli altri job, in questo caso il Warrior. Andiamo in questo luogo misterioso dove potrebbe essere finito il nostro amico Menestrello. Eccolo qua, infatti. Sembra affaticato, deve essersi scontrato con questo Mimic. Che oltretutto i Mimic in Final Fantasy XII mangiano il cervello della gente con quella specie di beccuccio metallico. È una cosa piuttosto schifosa. Mi sembra di essere in una prigione, cioè una stanza chiusa, quadrata, piccolissima. Oh, è contento di trovare un avventuriero, sì, noi siamo venuti per aiutarlo, anche perché al villaggio lo cercano. Sì, infatti, c'è Nonora che è molto preoccupata. Allora, mi pare di aver capito che lui, scomponendo le parti di questo Mimic, è riuscito a trovare un modo per aprire la porta. Quindi ci avventureremo in questo cheap dungeon. È un duty. Fantastico. Beh, ci entro così direttamente. Interagisco con questo con questa specie di carcassa di mimica. Aspetta un attimo. Allora, devo andare su. Ok, fin qua è tutto ok. Muovi sinistro, muovi... No! È un dungeon di quelli 8 bit antico! E non si vede neanche ovviamente l'animazione, quindi vediamo un po'. Se io faccio avanti e poi faccio destra, ok. Ok. Ok, qua è chiuso. Vado avanti, 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 sinistra. E qua c'è qualcosa. Vediamo un po'. C'è uno strano messaggio. Vabbè, io continuo in questa direzione. Si continua. Vediamo, vado a destra. Sembrerebbe aperto. Ancora a destra. Guardate come... Ah, c'è la mappa sulla destra. Benissimo, ancora meglio. Io stavo andando a memoria. Di qua. Poi posso andare indietro. Vediamo. Torno su. Devo uscire in pratica da questo. Qua c'è uno... sembrerebbe un nemico, io provo ad affrontarlo. Ho scoperto un misterioso codice. Ok. Forse devo tornare... Ah, vabbè, c'è un numero sulla mappa. Ok, qui mi sono ricongiunto. Allora, se vado di qua e poi vado in su... Qui è chiuso. Voi guardate sulla destra perché è impossibile seguirmi... su quest'altro lato. Lì ci sarebbe l'uscita, però volevo raccogliere eventualmente il codice 1. Eccolo qua, forse. Codice 5. Allora, continuo io. Io spero che non ci sia un limite di tempo. Il codice 3 l'ho trovato. Qui posso continuare, ma si va all'uscita. Allora, torniamo indietro. Qui c'è ancora una stradina che si riconnette. Cosa mi manca? Allora, mi manca di qua, poi giù e in questa direzione. No, è finito. Di qua. Anche qui, qui c'è qualcosa.
però non ho trovato un altro codice. Eccolo qua. Codice 7, quindi c'è anche un 6. E mi manca il 4 e il 6. Qua ce n'è uno, che è il 6. Ora mi manca solo il 4. Eccolo qui. Ok, ho preso tutto. Non l'ho ancora visitato completamente. Non vorrei che ce ne fossero 8 alla fine. Qui non c'è nulla. Vediamo un po'. A meno che non ci sia qualcosa un attimo prima... Ah, qua c'è qualcosa, il 6, ok. A meno che non ci sia qualcosa prima dell'uscita... Io li ho toccati tutti. Però non vorrei che per uscire io debba toccarli in uno specifico ordine. Ma forse sto chiedendo troppo. Vediamo un po' cosa succede se esco. Ah, floor 2. Ok, non è così semplice allora. Ho paura di dover comporre una parola. U. D. Questa è una A. Allora, posso andare in questa direzione. Qui ce n'è un'altra, una T. Non è che magari sono tutte le lettere dell'alfabeto? Ma che roba strana! Metti le lettere insieme e forma la password. Ma io non la posso sapere la password. Ci deve essere un... Allora, vado a cercare altre lettere. Poi cercherò di capire qual è la password. Qua c'è la F. Io non vorrei dire, ma... Potrei fare la parola password. No, mi manca la W. Me ne manca uno. Ah, sì, c'è un punto dove non sono andato, però comunque non so che lettera dire. Che parola dire. Allora, dopo un po' di tentativi, ho cercato su internet, perché non riuscivo proprio a capire che cosa dovevo fare, perché mi mancavano gli indizi. In realtà, gli indizi erano nel piano prima. Quindi, in pratica, andando nel piano prima, vi faccio vedere... andando nel piano prima, guardate la mappa, allora, nelle posizioni dei numeri, se io vado nel piano successivo, ci sono a questo punto delle lettere. Basta mettere le lettere nell'ordine in cui sono i numeri nel primo piano. Quindi, adesso vediamo, io ho fatto una foto al primo piano. Quindi, se io vado qua... Ah, però non mi fa vedere... Non mi fa più vedere, allora devo fare una foto anche a questo. Allora, guardando tutte le varie foto, allora, la prima è una B, ok. Poi, il secondo è una A, quindi facciamo qua. Il terzo è una H, qui. Poi, il quarto... È una A. Bahamut, ok. Benissimo, a questo punto abbiamo superato la prova difficilissima. Io, in tutta sincerità, non penso che ci sarei mai arrivato. Del resto, dovevo farmi la domanda sul motivo per cui c'era quell'elenco di numeri nel primo piano. Non poteva essere fine a se stesso. Forse tra l'altro c'erano delle parole scritte sui muri che avrebbero potuto aiutarmi a capire qual era la risposta, forse. Mi è apparso un cavaliere, svariati cavalieri vestiti di rosso, ma con un elmo che gli copre il viso.
si avvicina un personaggio vestito da samurai. È Naoki Yoshida. Ma io me lo ricordo che una volta era comparso, però non è che ci somigli poi tanto. È vestito da samurai come l'avevamo visto durante il fan festival. Ma non ci somiglia. Ok, ha gli occhiali, ha i capelli un po' chiari, ma non ci somiglia. Comunque, ci fai complimenti. È la seconda volta che ci incontriamo, sì, perché io ho fatto la quest, mi pare, 2 anni fa. L'anno scorso l'ho saltata, ma non mi pare ci fosse Yoshida. 2 anni fa invece ero finito in una stanza, nella stanza degli sviluppatori, che è una stanza che c'è anche in altri Final Fantasy, e ho incontrato Yoshida. E mi sembra che ci somigliasse molto di più, a dire il vero, in quella versione. Beh, il loro lavoro sarebbe inutile se noi non fossimo assetati di avventure. Noi gli abbiamo ispirato tutte le avventure che stiamo facendo in Orzea, loro le stanno immaginando e noi stessi siamo la linfa per la loro immaginazione. Si inchinano ringraziandoci per la nostra partecipazione al gioco, di fatto. E ora ci congeda e noi riapriremo gli occhi nel mondo dove abbiamo incontrato il nostro amico Bardo, direi. Ah, siamo addirittura all'esterno, dove c'era quel teletrasporto sferico. Abbiamo salvato il bardo, lei non si ricorda nulla di come siamo usciti da quel luogo. Ora possiamo a questo punto tornare a Ohulde a prenderci il nostro premio, la nostra ricompensa. Mi pare... Sì, infatti è finita. Ok, allora, andiamo ad Ohulde. Tra l'altro, adesso che ci faccio caso, la missione si chiama A Reoccurring Bug. Il bug è sì un insetto, diciamo, un fastidioso ragnetto, per esempio, ma è anche un problema di programmazione, un errore di programmazione che può portare dei problemi di sviluppo. Il bug. Quindi ci sta che questa missione in qualche maniera ci ha riportato un problema tipico degli sviluppatori, oltre che un problema nel gioco per il nostro povero bardo, che è rimasto chiuso in una porta, proprio come che è rimasto chiuso in una cella, un po' come gli sviluppatori rimangono bloccati nel momento in cui appunto si verifica un bug. È un'idea carina. E tra l'altro, anche l'altra volta come questa, io non ne sapevo nulla perché sono andato assolutamente blind e sono rimasto stupito. Mi ha fatto piacere. Potrei persino passare di livello, ma non penso che mi dia dei punti esperienza. Però posso farvi vedere poi i premi. Ecco, non ora che mi sta spiegando le cose, però sta arrivando il suo amico, che finalmente si ricongiunge a lei, così è contenta. Aveva temuto il peggio. Beh, questo menestrello ci somiglia a quel personaggio vestito da Yoshida, dai. Un po' ci somiglia. Però nessuno dei due somiglia a Yoshida, assolutamente. Non ci sono più bug? No, non ce ne sono più. Abbiamo rimesso a posto il codice. Naturalmente non ce l'avrebbero fatta senza il nostro aiuto, e quindi il suo lavoro adesso è completo, se ne può andare a suonare altrove.
una poesia suonata da questo bardo ci accompagna con lo sguardo verso le stelle. Oh, i fuochi d'artificio. Un'altra festività, questa è l'ultima per l'estate. Le tragedie di ieri non devono essere dimenticate, però dobbiamo continuare a guardare nel futuro. Il futuro è un dono. Ecco il simbolo della cometa, della luna d'Alamut che aveva sconquassato Eorzea. Bene, allora abbiamo ottenuto le varie cose. Adesso vi faccio vedere i minion. Ah, posso anche tornare nel mini dungeon. Ah, il mini dungeon adesso è all'interno dei mini giochi che sono nella mia stanza. Ok, quindi ho sbloccato anche quelli. Allora, andiamo in casa. Perché andiamo in casa? Perché voglio anche sentire la musica. Guardate che ci sono i fuochi. Aspetta un attimo che ci sono i fuochi d'artificio. Manca farla apposta. L'evento è finito proprio mentre c'erano i fuochi d'artificio fuori. Non ho una buona visuale però, a causa proprio di questi tendaggi. Allora, vado in prima persona. Anche in Final Fantasy XI c'erano degli eventi che prevedevano fuochi d'artificio nelle città principali, visibili anche dalle varie aree intorno, e era molto suggestivo, anche se non così vari come sono questi. Non dimentichiamoci anche, prima di concludere questo evento, che esiste il Rising Vendor e lo potete trovare in questa posizione e ha degli oggetti che adesso vi farò vedere. Alcuni sono interessanti perché sono unici di questo evento, per esempio il Rising Balloon, che prendo al volo, vediamo se è tradabile. È intradabile, quindi non è necessario prenderne più di uno per rivenderli, però potrebbe essere carino prenderne più di uno per eventualmente adornare la casa. Io ne prenderò tre per sfizio, tanto costano pochissimo. E poi c'è la musica Answer, che andrò poi a provare. Esistono poi dei fuochi artificiali che però sono piuttosto famosi, sono sempre gli stessi per tutti i vari eventi, quindi ora possiamo andare a casa a provarli. Ho visto l'achievement che abbiamo sbloccato e aveva un che a che fare con il numero 4 e penso quindi che si stia festeggiando il quarto anno di Final Fantasy XIV ed è assolutamente plausibile. Adesso io non ricordo esattamente, ma mi pare che fosse nel 2013, proprio in questo periodo, che uscì Final Fantasy XIV. Andiamo a selezionare le musiche che abbiamo appena ottenuto. Allora, le potremmo trovare qui. Una è Answer. Sentiamo, dovrebbe essere quella famosa legata all'incipit di Aryan Reborn. È la canzone un po' ovattata che si sentiva alla fine della prima versione del titolo del gioco. In pratica, quando ancora non era Aryan Reborn ed era soltanto Final Fantasy XIV, al momento in cui stavano per chiudere i server, i giocatori hanno sentito per una settimana abbondante, mi pare di ricordare, questa musica in sottofondo nel mondo, proprio uscendo nelle aree di gioco, si sentiva questa melodia che metteva ancora più ansia perché si stava avvicinando quella famosa meteora che poi avrebbe portato il cataclisma. Fantastico, veramente. Sentiamo anche Stormblood. Che è la canzone del trailer, no, non del primo trailer, ma del secondo trailer, quando si passava dalla prima parte, quella dove si vedeva Lise che combatteva col nostro personaggio, e iniziava una transizione che ci faceva andare dall'altra parte del mondo a visitare appunto Hothard, quindi Doma.
e lì incontravamo il samurai, ecco, come job. È stato quel trailer in cui è stato presentato. E questa era la musica che tra l'altro sentiamo all'inizio del gioco, nel filmato che si vede se noi non premiamo Start e quindi parte una sorta di trailer del gioco. Allora, Gosetsu, la faccia arrabbiata. A me sembra che rimanga in posizione incredibilmente statica. Ecco che corre, sì. Corre e apre, impugna la spada e si mette in posizione di combattimento. E poi la rinfodera. Allora, adesso vediamo Lise. Eccola qua. Allora, per ora non vedo che sta facendo nessun movimento. Mi aspetto che faccia dei colpi tipo quelli che ha fatto nel trailer, tipo da monaca. Dai, fa qualcosa. Ok, eccola qua. Sì, fa esattamente quella mossa, più o meno. Fa la mossa che si vedeva nel primo trailer. Esatto, questa qua. Track. Diamo anche un'occhiata a come stanno quei mobili che ho comprato, che sinceramente penso che siano dei palloni aerostatici simili a quelli che c'erano a Hulda. Ho anche con me uno stendardo che faceva parte dell'evento dell'anno scorso, ma non l'avevo preso facendo l'evento, perché l'evento dell'anno scorso lo saltai, l'unico in tutta la mia carriera. L'ho presi dalla Mog Station, che in questi giorni non solo è in sconto, ma è anche disponibile un elemento che io altrimenti avrei perso. Poi, mi pare che ci fossero anche delle musiche. Io comunque ho preso tutto quello che mi mancava, visto approfittando di quel 30% di sconto. Allora, lo stendardo è quello che abbiamo visto anche nelle varie città. Vediamo questo. Ah, questo si può mettere un po' dove si vuole. Ho capito. Quindi sì, ok. È un po' come quelli che abbiamo visto a Ulta, solo che stanno a volteggiare, rimangono sollevati per aria nel punto dove li mettiamo. Quindi, vabbè, se io li metto in questa posizione. Vabbè, non vuol dire niente, però potrei anche allestire un angolo dedicato a questo evento in casa. Ora, questo piano della casa è molto desolato perché lo sto ancora costruendo, però avevo modo di provare questi nuovi mobili. Va bene, a questo punto noi abbiamo completato anche questo evento, abbiamo preso tutti i premi possibili e immaginabili, non che fossero tanti, non che fosse difficile, e a questo punto io vi saluto e ci vediamo alla prossima puntata.